ragazzi, bentornati nella carriera del nostro Pordenone, 24esima puntata, seconda puntata della nuova stagione. Stiamo cercando di fare una formazione che ci consenta di rimanere in Serie A e non retrocedere subito in Serie B. Per ora pochi rinforzi, però comunque di testa come Amici, come Lancini, come Sacca e ci servirebbe un attaccante. Innanzitutto ragazzi, vi ringrazio per i suggerimenti che mi avete dato su Instagram, avete dato una bella lista di un bel po' di giocatori. Io chiedevo un portiere, voi me ne avete dati addirittura 4 che adesso andremo immediatamente a vedere. Allora, il primo è Muric. Vediamo, avete detto che è un buon portiere, che comunque cresce bene e tutto. Io mi spero in voi ragazzi. Ed è lui. È del Bayer Leverkusen, costa 4 milioni, non costa neanche tantissimo. Magari riusciamo a fare il bot. Mi avete detto che sale abbastanza bene e soprattutto cresce bene. Il secondo che mi avete suggerito è Bazunu. Io non li conosco ragazzi, sti portieri, però mi sto fidando di voi. Del Manchester City. Anche il secondo non sarebbe male. Io proverei più sul primo, però non si può perché si è appena trasferito. Il secondo, vediamo se dal City riusciamo a strapparlo, sarebbe una cosa ottima. Voi mi avete detto che comunque sono portieri, non abbiamo soldi. Ok, niente, sono comunque portieri, mi avete detto voi che sono ottimi. Io provo a dare dentro qualche giocatore dei miei, magari costa poco, non so quanto costi. Abbiamo tanto tre portieri, proviamo a dare quello che costa di più, vediamo se ci accettano. E niente, difensore centrale, terzino o attaccante. Allora, in attacco no. Difensori centrali no. E terzino. E terzini. Proviamo Luca Zanon, magari accettano. No, niente. Per ora rimandiamola. Aspettiamo un po'. Aspettiamo che magari ci arrivi qualche altro soldino. Comunque il portiere è quello più importante, perché giustamente ci serve un portiere. Diamo un'occhiatina veloce per vedere comunque qualche altro rinforzo che ci potrebbe servire. Allora, in attacco abbiamo due attaccanti, ci sarebbe anche un attaccante. Ok, tutto ci serve. Abbiamo un botto di difensori, ci servirebbe due centrocampisti, un attaccante e un portiere. Siamo inguaiati ragazzi, siamo inguaiatissimi. Non abbiamo soldi e ci serve due centrocampisti, un portiere e un attaccante. Siamo inguaiati, ma tanto tanto tanto. Abbiamo 45 euro ragazzi, non so se riusciamo a prendere qualcosa. A 45 euro ci è arrivato l'osservatore di ritorno. Vediamo con chi ci è arrivato, con Victor Paresa. 60-16 anni, dicono che è forte, proviamo a prenderlo, magari riusciamo a fare qualcosa. Allora, Barison è stato venduto, quindi abbiamo 6 milioni e mezzo. Questi 6 milioni e mezzo ci fanno molto 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 comodo, visto che comunque non ci abbiamo soldi. Intanto alleniamo i nostri giocatori. Miaila finalmente ha toccato quota 70, Birindelli un 74, ottimo così. Esposito sta salendo, Gaetano piano piano, beh, appena arrivato. E giustamente dobbiamo aspettare che cresca bene. Avanziamo, aspettiamo qualche offerta. Ci è arrivata un'offerta per il prestito di Esposito, però Esposito non lo do, perché comunque Esposito è uno di quelli che ci ha fatto crescere, ci ha fatto salire in Serie A con un po' di fatica, però ci ha fatto crescere in Serie A. Comunque siamo arrivati secondi, Serie B. Gaetano sta salendo bene, John 65 dopo due allenamenti. E dobbiamo aspettare i soldi, raga, perché ci servono soldi. Dobbiamo prendere comunque due centrocampisti, il portiere e almeno uno barra due attaccanti. Però è tosta, è tosta, è tosta, è tosta, perché non ci abbiamo soldi. È tostissima e non ci sono ancora arrivati neanche i soldi di quello che abbiamo venduto. E è tosta ragazzi. Allora, Stuna ci penso, magari Stuna lo vendo.
e andiamoci a fare la partita contro il Lecce in Coppa Italia, magari se riusciamo a vincerla. Comunque penso che ci arrivi qualche soldino. Niente ragazzi, leggenda 4 minuti a Pordenone, la prima di Coppa Italia in questa Serie A, con i nuovi arrivati tutti dentro: Sacca, Gaetano, Lancini, Gabbia, Alchimi e il portiere che speriamo in bene. E andiamo alla partita. Beccata non me lo ricordo, comunque so che il Pordenone è in fase sperimentativa, ragazzi, perché comunque 5 decimi di questo Pordenone sono stati cambiati dalla Serie B alla Serie A. Ovviamente stiamo giocando contro una squadra di Serie A, quindi ci sarà quel pizzico in più di difficoltà. Inoltre i giocatori inoltre non si conoscono tutti, perché comunque, come avete visto nelle scorse puntate, abbiamo preso anche altri rinforzi. Molti giocatori sono rimasti, come Esposito, come Miale, eccetera. E vediamo come va. E il Pordenone subito che attacca con Sacca, Sacca per Almici, Gabbia, tutta la difesa, ragazzi, come vedete è cambiata. Gaetano subito che la gira, Miale, la giro palla a Pordenone, subito il Pordenone con Lancini, Lancini ancora per Gabbia, ancora il Pordenone che prova a spingere con Crecco, Crecco ancora, ancora Crecco, la gira per Sacca, Sacca, velocissimo, Sacca si gira, si dribbla un giocatore, ancora Sacca, ancora l'ex Unite che spinge, ancora lui la prova a buttare in mezzo, bruttissima, va benissimo così, comunque la spinta c'è. Adesso il Lecce prova a ripartire con Pettinari, Pettinari che fa partire il compagno, ancora il Lecce che spinge di tacco, Pettinari, ancora loro, attenzione al Lecce che è pericoloso. Ancora il Lecce con Panagiotis, Panagiotis indietro, Rafael, giro palla per Panagiotis, anche il Lecce vuole usare la tattica dei passaggi. Ancora il Lecce che spinge con Pettinari, Pettinari che la gira per Eraso, Eraso subito laterale per Fiamozzi, ancora Fiamozzi per Panaginaitos, capisce tutto, recupera il Pordenone adesso che farà ripartire con Crecco, Crecco, ancora il Pordenone con Gabbia, Gabbia, bello per Amici, ancora Amici, vede l'inserimento per Gaetano, Gaetano, mamma mia, prima bella azione anche dell'ex Napoli, Gaetano, un altro giocatore che comunque deve crescere, deve farsi vedere. Intanto ancora il Pordenone che ormai ha preso possesso campo, ancora con Lancini, Lancini per Gabbia, Gabbia la gira per Almici, Almici ancora, ancora il Pordenone con Sacca, Sacca per Esposito, Esposito 1-0, Pordenone al 37esimo, Esposito segna sempre lui, Italia! Ottimo così, Lecce sotto di un gol dopo 37 minuti, non so se c'è andata e ritorno, però non mi interessa, comunque sono contentissimo. Adesso attenzione a Lecce che vuole spingere, ancora Lecce che mantiene possesso palla, attenzione a Lecce, ancora con Emix, ancora Kim, come cavolo si chiama, cerca il compagno, la manda indietro, ancora loro che la provano a buttare, bravissimo Lancini, capisce tutto il Pordenone adesso, si fa rubare palla il loro, prova il tiro, mamma mia, sangrare. Ancora il Pordenone adesso che mantiene la palla, ancora con Lancini, Lancini che la gira per Crecco, ancora Crecco, Crecco, prova a spingere un po', la gira per Zogua, Zogua di prima per Gaetano, bella azione del Pordenone adesso con Miaila, ancora Miaila, Miaila, prova la bomba, para Gabriel. Ottimo così, Pordenone che vuole chiudere il primo tempo in vantaggio, ma ancora il Lecce adesso che prova a chiudere, velocissimo, e finisce il primo tempo, Pordenone 1, Lecce 0, Coppa Italia, primo turno, importantissimo il vantaggio del Pordenone, e soprattutto applausi anche a Sacca che si sta comportando bene come esordio. Sacca è stato un acquisto azzeccato, ragazzi, ringrazio a Luca che mi ha suggerito di prendere Sacca, grazie mille bro, veramente. Conoscete altri? Scrivetemelo pure su Instagram, ragazzi. Il mio Instagram è Fefe Channel, quello del mio canale, oppure 3 barrette basse, Fefe, 4 barrette basse. Ragazzi, aggiungetemi, troverete anche, vabbè, tutti i miei Instagram. Li trovate comunque sopra la copertina mia. Nel mio profilo trovate il mio Instagram, trovate un po' di tutto, ragazzi. Se conoscete altri giocatori buoni, scrivetemi, ragazzi, che io vi leggo sempre. Mamma mia che azione il Pordenone con Birindelli, ancora Birindelli, spinge, velocissimo, Birindelli la prova a buttare in mezzo, un po' brutta, Sacca, prova di testa, adesso Lecce che prova a spingere, attenzione a Bruchi, Bruchi comunque non è male, ancora Bruchi, ferma Bruchi, in mezzo a tre,
Gira per Miaila, Miaila, gioco di gambe, ancora, lotta, ancora Miaila, prova la bomba, ancora il pordenone con Miaila, Miaila ancora per Esposito, 2-0 all'89esimo, Esposito la chiude, e pordenone 2, e finalmente si può dire la partita è stata chiusa dal nostro gioiellino. Che fatica però ragazzi, Esposito, Esposito, sta salendo un botto. Mi serve un attaccante che mi può centrare a Esposito. Anche se comunque sia Zowa che Brocchi non sono messi male. Comunque ci stanno. Però vabbè, Lecce, Lecce. Però raga, pensate quando abbiamo la Juve, la Roma, l'Inter, il Milan, la Lazio, la Fiorentina. E intanto festeggiano tutti. Storica qualificazione. Pure Seedorf c'è lì. E i giocatori del Pordenone applaudiscono. Bellissima, bellissima, bellissima partita del Pordenone del cuore. E meno male, siamo riusciti a passare delle alte. La Fiorentina, stranamente, è stata sbattuta fuori dal Chievo Verona. L'Udinese ha vinto, la Spalla ha vinto, il Benevento è uscito. E andiamo all'intervista importantissima. Ringraziamo il mister per averci Allora, amici rilasciato da questa intervista. protagonista. Sì, Almice per quello che l'ho preso, perché comunque 27 anni può dare tanto, tanto, tanto. Allora, anche lui, Lancini, comunque anche lui è un buon giocatore. Saka, idem. Saka ha fatto partitone comunque per essere Lasciamo andare il stato mi la sua prima partita in Serie A. E soprattutto in Italia ha fatto un partitone. Allora, andiamoci a fare gli allenamenti con i nostri giocatori. Stanno salendo bene. Comunque, Birindelli sono contentissimo. C'è un bel 74 di overall. Vediamo, ci sono arrivate. Ho sbagliato, raga. Ci sono arrivate due email dove Mister dice che ci è rimasto male. Tu continua a lavorare sodo, mi sa che mo ti vendo pure. Ci è arrivata un'offerta, un prestito per Parella. Io Parella lo vorrei provare, di la verità vorrei vedere, perché comunque mi è stato suggerito. Magari ci esce un buon giocatore. Sei offerte. Allora, ah ok, ci sono arrivate tutte i resoconti finali, però non avendo soldi o qualche soldino, ah 91.000, sono sforzati, non abbiamo soldi ragazzi, non possiamo fare niente. Il mercato è bloccato finché non ci arriva qualche soldo. Il mercato è bloccato ragazzi, abbiamo 45 euro, non possiamo fare niente. Non ci hanno dato neanche i soldi. Pensate voi, neanche i soldi della coppa. Allora, Bassoli, io lo volevo vendere 7,90. Proviamo a venderlo almeno a 1000, almeno con 1000 euro, ragazzi. Magari riusciamo a fare due miracolini al volo. Allora, abbiamo 700 di budget. Io andrei a 1000, proviamo a 1000, magari ci dicono di sì. Speriamo di sì. 8,10, l'hanno alzata però, ottimo così. Facciamo 8,40 e la chiudiamo, vediamo se accettano. 8,40, perfetto così, ottimo così. Magari in caso vediamo, speriamo che riusciamo a sbloccare il mercato entro fine mercato. Siamo a 16 agosto, abbiamo già l'esordio a Napoli contro il Napoli. E niente ragazzi, ci salutiamo qui prima dell'esordio nostro in Serie A contro il Napoli. Cioè, boh, lo dicevo, minchia, potevamo beccare una squadra normale. No, proprio esordio col Napoli. E niente ragazzi, detto questo, un saluto al vostro FIFAGamer87. Auguri ancora a tutte le mamme, anche se io sto registrando oggi che è domenica, però voi la puntata la vedrete domani lunedì 11. Però ragazzi, un bacio a tutte le mamme, auguri di cuore. A domani.